Vitamina C, fonte d'energia quotidiana. Ciao a tutti e grazie di aver raggiunto il mio canale YouTube, sezione Mamariotti Academy. Oggi parliamo di un nutriente fondamentale per la nostra salute, la vitamina C. Scopriremo insieme cos'è, a cosa serve, dove trovarla e come integrarla correttamente. Alla fine vi racconterò anche la mia esperienza personale e come la utilizzo nella mia routine quotidiana, oltre ad alcune piccole curiosità. Conosciuta scientificamente come acido ascorbico, è una vitamina idrosolubile essenziale per il nostro organismo. Il nostro corpo non è in grado di produrla autonomamente, quindi dobbiamo assumerla attraverso l'alimentazione o con integratori. La vitamina C è fondamentale per molte funzioni biologiche che scopriremo durante questo filmato. La scoperta della vitamina C è attribuita al medico ungherese Albert Szent-Györgyi, che negli anni 30 identificò l'acido ascorbico, nome scientifico della vitamina C, e ne dimostrò l'importanza per la salute umana. I suoi studi furono fondamentali per la prevenzione dello scorbuto, una malattia causata dalla carenza di vitamina C che colpiva soprattutto i marinai nei lunghi viaggi in mare. Dove trovarla naturalmente? La vitamina C è presente in numerosi alimenti, in particolare frutta e verdura. Gli agrumi come arance, limoni, pompelmi e mandarini sono tra le fonti più conosciute, ma anche peperoni, fragole, kiwi, ananas, mango e papaya ne sono ricchi. Anche verdure a foglia verde come spinaci e cavoli contengono ottime quantità di questa vitamina. Per massimizzare il suo assorbimento è preferibile consumare questi alimenti freschi e crudi, perché la cottura e la conservazione prolungata possono ridurne il contenuto. Se l'alimentazione non è sufficiente a garantire un apporto adeguato di vitamina C, si può ricorrere ad alcuni tipi di integratori. Ne esistono diverse forme: compresse, capsule, polveri solubili e gomme masticabili. Tra le opzioni più avanzate c'è la vitamina C liposomiale, che garantisce un assorbimento più efficace. Gli integratori si trovano facilmente in farmacia, parafarmacia, negozi specializzati e online. La vitamina C offre numerosi benefici per la salute. Rinforza il sistema immunitario, rendendo l'organismo più resistente alle infezioni e ai malanni stagionali. Favorisce la sintesi del collagene, contribuendo a mantenere pelle, capelli, unghie e articolazioni in buona salute. Aiuta ad accelerare la guarigione delle ferite e delle ustioni, stimolando la rigenerazione dei tessuti. Grazie alla sua azione antiossidante, protegge le cellule dai danni dei radicali liberi, contribuendo a rallentare l'invecchiamento e a prevenire malattie degenerative. Supporta anche la salute cardiovascolare, mantenendo in buone condizioni i vasi sanguigni e aiutando a regolare la pressione arteriosa. Se già non lo siete, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace, e grazie per il supporto. Nonostante i numerosi benefici, un consumo eccessivo di vitamina C può causare alcuni effetti indesiderati. Un'assunzione superiore a quella consigliata può provocare disturbi gastrointestinali come diarrea, nausea e crampi addominali. Nei soggetti predisposti, un eccesso di vitamina C può favorire la formazione di calcoli renali. Inoltre, può interferire con alcuni farmaci, come anticoagulanti e determinati trattamenti per la chemioterapia. Quindi è sempre meglio consultare un medico prima di iniziare una supplementazione. Ed ora passiamo ad alcune curiosità interessanti su questa vitamina. Sapevate che molte specie animali, come cani e gatti, riescono a produrla autonomamente, mentre l'essere umano no? Questo perché, durante l'evoluzione, abbiamo perso l'enzima necessario per sintetizzarla. Un'altra curiosità riguarda la leggenda secondo cui la vitamina C prevenisse il raffreddore. In realtà, studi recenti dimostrano che può ridurne la durata e la gravità, ma non evitarlo del tutto. Infine, la vitamina C è spesso utilizzata in cosmetica per le sue proprietà schiarenti e illuminanti, rendendola un ingrediente prezioso per le creme antietà e i sieri viso. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, posso dirvi che la vitamina C è un elemento spesso presente nella mia routine quotidiana. La assumo quasi ogni giorno e preferisco l'acido ascorbico in polvere, che acquisto in farmacia. Ne aggiungo una piccola quantità, giusto una punta di coltello, nel mio bicchiere d'acqua del mattino. Questo semplice gesto mi aiuta a sentirmi più energica e protetta, in quanto va ad aggiungersi alle vitamine che assumo naturalmente dagli alimenti. Cerco sempre di avere uno stile di vita sano ed equilibrato, per sentirmi bene ed in forma. In conclusione,
La vitamina C è un nutriente indispensabile per la nostra salute e il nostro benessere. Possiamo assumerla attraverso una dieta varia e ricca di frutta e verdura, oppure tramite integratori se necessario. Come sempre, vi consiglio di informarvi e, se avete dubbi, consultare un medico per capire qual è la soluzione migliore per voi. In descrizione vi lascio il link per raggiungere l'articolo del mio blog, proprio dedicato a questo argomento. Se questo filmato vi è stato utile, lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti sulla salute e il benessere. Ci vediamo alla prossima!